E passiamo da Tony Freeman a Silvio Samuel. È una new entry del settore. Arriva al centro della scena. Lo stanno spingendo molto in pubblicità. Fanno il paragone di Silvio Samuel con il grande mito del passato, Sergio Oliva. Ma io non ci vedo niente di Sergio Oliva, anche perché lo conosco personalmente ed è stato uno dei miei idoli. Comunque è senz'altro un grandioso atleta, dalle braccia incredibili, impressionanti, qualità muscolare. Poi due note sulla sua vita e la sua struttura fisica. È circa 1,70 m, 100 kg di muscoli, ha 32 anni, attualmente vive in Spagna. Ha girato un po' tutto il mondo, si dice che parli più di 7-8 lingue. E io lo vedo come un gran bell'atleta che nel prossimo futuro può mantenere le primissime posizioni. Essendo una piccola taglia non avrà grandi speranze di poter centrare l'obiettivo di essere magari Mister Olimpia, ma già entrare nei primi sei sarebbe una grandissima soddisfazione che ti porta dietro anche un mare di esibizioni e determinati soldi in tasca. Silvio Samuel, primo classificato quest'anno al AFBB Europa Super Show. Parliamo di come vivono professionalmente questi grandi campioni, perché al di là dei premi che riescono poi a guadagnarsi durante le competizioni, esiste tutta una vita parallela. Beh, la vita parallela è quella di cercare di portare a casa soldi il più possibile, quindi fanno esibizioni, fanno seminari, fanno inaugurazioni di centri e fanno anche lezioni di personal trainer di altissimo livello. Ma tu capisci che quando un atleta deve allenarsi due volte al giorno, deve dormire, deve riposarsi, deve mangiare, non è che poi durante l'attività agonistica abbia più di tanto tempo da dedicare a altre attività. Quindi passata tutta la gara, la serie di gare di Grand Prix post Olimpia, ritornano un pochettino a riposarsi e poi a ricominciare la preparazione. Ecco, riprende le classiche movenze che abbiamo già visto da alcuni suoi colleghi, che quindi schiacciano un po' l'occhio allo show e cercano la gratificazione, credo, più del pubblico che dello stesso giudice, che in realtà è attento a ben altre cose, ma che comunque fanno parte dello show del Mister Olimpia. Impressionante, se tu vedi i tricipiti e i bicipiti d'avambraccio, sono qualche cosa di incredibile, guardali. Poi una plasticità enorme. Vedi, altra prerogativa degli atleti di colore, che riescono a stendere completamente il braccio. E questo significa poter avere anche una contrazione massimale, quindi poter raggiungere uno sviluppo muscolare superiore. Dettagli che non tutti conoscono. Nuovamente col passo di break nella sua routine. Polpaccio carente anche lui. Ha fatto dei grandi miglioramenti nell'ultimo futuro, nell'ultimo passato, proprio perché si sta allenando sotto la guida di Charles Glass, che viene definito il miglior.